iniziata lo scorso 23 novembre, in questo momento qua più o meno, il momento in cui si sono accesi i motori del nostro razzo Soyuz e finalmente dopo anni di preparazione, insomma anche di suspense se vogliamo, questo razzo ha preso vita e ci ha portati nello spazio. Ci ha portati nello spazio ed eravamo in tre, eravamo noi tre in cima a questo razzo, una capsula molto piccola proprio in cima, da sinistra appunto Terry e in mezzo il comandante della Soyuz sempre in russo, Anton Shkaplerov. E qui ci vedete qualche giorno prima del lancio, davanti quella lì dietro era proprio la nostra capsula che era quasi pronta per il lancio. L'ultima volta che l'abbiamo visitata prima di salire, non di prendere questo piccolo ascensore e salire in cima a questa rampa per poi partire in quella magica notte di novembre dell'anno scorso, dal Kazakhstan. Si parte dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan. Una volta arrivati in orbita, il viaggio che alla fine dura poco, se ci pensate, dura soltanto 8 minuti, quindi i motori lavorano per all'incirca 8 minuti, passati questi 8 minuti, boom, si spegne l'ultimo stadio del razzo e rimane praticamente soltanto questa piccola capsula che è lunga, immaginate da un lato all'altro, 7 metri più o meno. E noi eravamo rinchiusi nella parte centrale, che è una parte fatta a campana, che è l'unico pezzo che poi 200 giorni dopo ci avrebbe riportato a terra. Quindi insomma, arrivati nello spazio, per me era la prima volta, i miei colleghi erano già stati nello spazio una volta, e quindi la prima sensazione dell'assenza di peso, eravamo legati come dei salami nel nostro sedile, abbiamo fatto i controlli di tenuta per verificare che non stessimo perdendo aria nel vuoto dello spazio, e una volta fatto quello ci hanno dato il permesso dal controllo di missione di allentare un pochino i lacci che ci tenevano appunto legati come dei salami al sedile, e per la prima volta ho potuto sentire questa sensazione di fluttuare nel sedile. Bellissimo, naturalmente, dall'assenza di peso è una sensazione meravigliosa, però all'inizio è anche un po' disorientante. Per la prima oretta più o meno nello spazio avevo la sensazione, il mio cervello mi giocava una scherza strana, avevo la sensazione in continuazione di essere in caduta libera verso questo pannello di controllo che avevo davanti a me, quindi insomma ho dovuto naturalmente concentrarmi sul lavoro che c'era da fare.